Dischi e Musica ospita Giovanni Amighetti, benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie di avermi invitato nella trasmissione. Allora, noi abbiamo ricevuto un comunicato stampa che, diciamo, per il nostro modus operandi è veramente molto interessante. Parliamo di musica, di arte e di integrazione. Sono temi che sono veramente a noi sempre molto molto sensibili. Vorremmo che tu spiegassi un po' col nostro pubblico questo progetto che è stato realizzato a Parma, se non vado errato, sì. Che si chiama Ahimè, un'invocazione, quindi diciamo questo sì. Termine che hai trovato, insomma, ci lascia già immaginare una serie di considerazioni, però vorrei che cominciassi a presentarcelo e a spiegarci un po' come è nato Ahimè, come si è svolto, come si sta svolgendo e dove vuole arrivare. Certo, allora Ahimè sì, ha un doppio significato in realtà. Abbiamo guardato appunto alcune parole in lingua belter, perché questo festival è organizzato insieme con l'associazione Colori d'Africa. Colori d'Africa, che è prettamente gestita da immigrati della Costa d'Avorio, per cui una di queste lingue, ci sono tante lingue in quel paese, e c'è questa lingua belter che è quella che parla il fondatore, e tra le tante parole appunto che lui aveva messo sul piatto c'era questa Ahimè, che mi sembrava una parola simpatica in italiano. Tra l'altro, ovviamente, quando l'abbiamo scelta c'avevamo ancora un governo più di un certo tipo, e quindi così poteva prendere un doppio senso anche da quel punto di vista. Però in realtà questa parola significa andiamo insieme, significa quindi sostanzialmente costruire insieme qualche cosa. Quindi lo scopo di questo festival, da quando è nato, che nel 2019, è stato di mettere insieme appunto culture differenti per cercare di costruire insieme qualche cosa, soprattutto sul discorso della musica, ma c'è stato anche qualcosa appunto in più, con incontri, qualcosa anche sul cibo. C'è stato così un focus un attimino più ampio. Tra l'altro, leggendo il comunicato, ci sono tantissimi ospiti anche di alto profilo artistico musicale. Accennaci qualche intervento che c'è stato durante il festival. Sì, dunque, guarda, nel 2019 il focus l'abbiamo messo più sulla musica africana, come, perché appunto nasce da questo tipo di discorso. Quindi c'era Ray Lema, c'erano i Mokumba, c'era Gazangi, c'era poi Gaben Dabiré, che è un africano che tanti anni che è in Italia e ha avuto diversi ritirarsi con la collaborazione. Nel 2020 è stata una situazione un po' strana, perché comunque appunto abbiamo avuto tutto il discorso Covid eccetera, quindi ho detto: guarda, adesso i viaggi internazionali si bloccano tutti, abbiamo già dovuto annullare degli spettacoli. C'era Viufarcature, che è figlio di Alifarcature, che poi non poteva più esserci perché appunto da marzo in poi non è stato più possibile, e quindi abbiamo appunto dato un focus sulla musica italiana, su musicisti che fossero residenti appunto qua, e quindi sì, è venuto appunto Franco Mussida, che era il chitarrista della TFM, è venuto Moreno il Biondo, in una situazione un po' particolare. Adesso lui è negli Extra Liscio, quindi va in modo un po' più ampio, va un attimo già oltre, però è stato per anni colonna portante dell'orchestra di Raul Casadei. E quindi trovare appunto una in interazione con quel tipo di musica, se vuoi, non era semplicissimo. C'è stato Daniele Durante, che purtroppo è morto da poco, e comunque è stata una delle sue ultime appunto per performance live in questo Ahimè Festival, e lui è il direttore artistico della Notte della Taranta, che è questo festival di world music grosso che c'è a Melpignano, no? in Puglia, in Salento. E quindi poi da qui c'è stata, insomma, la realizzazione di vari filmati, insomma, cioè diciamo il docufilm, sì, quello generale, che noi fra l'altro ogni tanto adesso cominceremo anche a dare una sbirciatina. Sì. Raccontaci anche, diciamo, che quale tesoro tu hai fatto, diciamo, di questi incontri, che tipo di esperienza puoi raccontare, insomma, alle persone dopo aver realizzato questo festival.
Ma guarda, ti dico, io vengo appunto da collaborazione World Music. Io sono partito con la Real World, che è la casa discografica di Peter Gabriel, ormai una trentina di anni fa, anzi direi proprio 30 anni fa, per cui le collaborazioni nostre e mie erano sempre soprattutto con musicisti esteri, e quindi nel riuscire a costruire un qualcosa, ognuno tenendo sostanzialmente la propria base musicale, la propria cultura, ma poi riuscire a fare qualcosa che interagisse con gli altri. Invece appunto in questo caso c'è stato tutto il focus su musicisti italiani. Io sono stato più che altro a lavorare all'estero, per cui non avevo neanche poi tantissima esperienza, se non da quando ero molto giovane, e quindi qui è stata più una interazione nel creare qualcosa con musicisti che venissero da generi musicali sostanzialmente molto differenti tra loro, e quindi dico, quello che appunto è stato interessante per me è stato appunto rendermi conto che anche appunto qui ci fosse una differenziazione tra culture musicali, e che però fosse possibile superarle essenzialmente, al di là di riuscire a fare questo festival in un periodo in cui era tutto fermo. Abbiamo fatto appunto lo spettacolo principale, è stato fatto in un periodo a porte chiuse, quindi c'era poi un senso così di gioia dei musicisti stessi nel poter fare qualcosa in quel periodo. Senti, credi che questa invocazione di ahimè possa tramutarsi in un altro tipo di invocazione più positiva? Ma ahimè, noi era un po' una presa in giro, cioè l'abbiamo presa in modo simpatico, cioè non era un qualcosa, purtroppo l'Italia è interculturale, purtroppo c'è questo insieme, ma era un purtroppo di presa in giro, nel senso che no, esatto, io penso sia invece assolutamente un valore positivo questo, per cui appunto io ho sempre cercato, se vuoi, sfide, cioè di riuscire a fare musiche con musicisti che provenissero da culture musicali differenti, quindi utilizzassero anche note differenti, cioè musiche con quarti di tono, se noi andiamo appunto in Medio Oriente, che non è che vengono molto appunto utilizzate qua, e quindi oppure musicisti dall'Asia, musicisti cinesi, oppure riuscire a inserire un piano classico con situazioni invece di ritmiche africane. Per cui no, io credo appunto che una maggiore differenza culturale porti a maggiore arricchimento, e quindi in questo caso musica è più interessante, ma vale un po' per tutto, può valere per il cibo, può appunto valere per qualsiasi discorso culturale artistico. Sono pienamente d'accordo con te, infatti è per questo, insomma, che subito è stata molto interessante l'idea di poter realizzare questa intervista, questa chiacchierata con te, perché diciamo il tuo percorso è veramente molto vicino a ciò che a noi piace raccontare, piace condividere, piace ascoltare. D'accordo, Giovanni, allora grazie di essere stato nostro ospite, tienici informato su tutte le altre cose che farai, perché noi siamo sempre pronti qui. Sì, guarda, ahimè Festival tornerà adesso da fine settembre, non posso ancora dire quale sarà appunto il calendario, ma ci saranno alcuni ospiti internazionali grossi. Tornerà appunto ad essere un festival di musica internazionale da fine settembre, soprattutto su Parma. Faremo qualche data fuori, ma il focus sarà sulla provincia di Parma. D'accordo, allora Giovanni, grazie e tienici aggiornato. Ok, a te, ciao, grazie. Dischi e musica, al piacere di ospitare di nuovo Anna Capasso, bentornata. Ciao a tutti e soprattutto ben ritrovato. Grazie, ben ritrovata anche te, soprattutto in occasione di questo nuovo singolo, che insomma ci è arrivato il comunicato stampa, e quindi abbiamo ho l'occasione di poter parlare di questo nuovo brano. Mi viene subito da chiederti, insomma, si passa da, come dire, nelle produzioni, no? In generale, si passa da argomenti semplici, leggeri, ad argomenti impegnati, diciamo, chi fa il troppo il leggero, chi fa troppo il sofisticato. Tu invece hai trattato un tema, come dire, contemporaneo, attuale, cioè nel senso di vita vissuta, cioè quella che può capitare a qualsiasi persona. Quindi raccontare a modo tuo
con le tue capacità artistiche, insomma, un'esperienza di vita personale per dare l'occasione, insomma, di riflettere su un tema importante, quello del ruolo fra l'uomo e la donna, il rapporto di coppia. Quindi, diciamo, continua questo tuo approccio verso questa tematica anche attraverso questo singolo. Sì, questo sicuramente grazie anche a Max Dambra che ha scritto con me il testo e ne fa la produzione. In realtà io ho raccontato quello che tutti un po' noi abbiamo vissuto in questo periodo, perché improvvisamente ci siamo ritrovati in città diverse, con il partner che magari stava a Napoli, uno stava a Milano, insomma, o altre città d'Italia o all'estero anche. Quindi tutto ciò ci ha sconvolto all'improvviso e mi arrivavano tante telefonate di alcune amiche, perché siamo state tanto tempo al telefono, no? In questo periodo era l'unico mezzo di comunicazione tra Skype, telefono, eccetera, eccetera. Mi diceva: "Sai, sono rimasta bloccata a Milano mentre il mio uomo è a Roma o viceversa". Quindi ho detto: "Cavolo, trattiamo un tema che comunque è veramente, ma al di là della pandemia ci capita molto spesso, perché quante volte il nostro partner lavora o la nostra partner lavora fuori. Non si è sempre capiti, a volte si interrompono le relazioni, a volte diamo tutto per scontato, oppure non abbiamo pazienza. Quindi la cosa importante è quella di capire se l'altra persona ti regala il tempo, anche se poco ma intenso, e quello non lo dimenticherai mai, o le proprie pause. Se ti dedica il proprio tempo e vivi dei momenti straordinari, quelli ti resteranno sempre dentro al cuore e non li dimenticherai mai. Non so se vi è mai capitato, anche amici da casa, ma ci sono dei momenti, delle situazioni che tu porterai per sempre, anche se un amore è finito o una relazione non è più una relazione, ma lo terrai sempre dentro nel cuore perché è stato così intenso e forte che non lo cancellerai mai. È un po' questo il messaggio che voglio lanciare con Ballo da sola. E soprattutto ballo da sola perché? Perché la vita continua come è continuata per ognuno di noi, anche se eravamo distanti. Non dobbiamo preoccuparci se il proprio partner o la propria partner, ecco, esce con gli amici e va a farsi un aperitivo anche mentre l'altra persona sta lavorando, perché l'importante è avere fedeltà, cioè nel senso l'importante è essere sempre fedeli. Quindi, anche se io vado a prendere un aperitivo con un amico, cosa che ci è stata tanto negata in questo periodo, quindi dobbiamo dirlo, insomma, ascolto una buona musica, mi bevo un cocktail, ma ballo da sola perché poi aspetto sempre te. Certo, esatto. Parliamo anche del videoclip che tu hai fatto realizzare questo videoclip come nel singolo precedente, anche questo ben curato, realizzato veramente ad opera d'arte. Raccontaci un po' come è avvenuto, come avete creato lo storyboard, le riprese, eccetera. Certo, lo storyboard lo scrivo io e poi chiaramente in accordo con i videomaker decidiamo come girare le scene, però tutto quello che vedi è deciso da me, cioè la mia mente, perché sono una che studia molto, anche perché non voglio perdere il mio fil rouge, perché comunque vengo dal mondo anche dal mondo della recitazione, del teatro, del cinema. E quindi in tutti i miei video, anche bye bye, come hai ben visto, c'è sempre una piccola storia, e poi parte l'americanata. È una cosa che ci tengo particolarmente. E quindi abbiamo scelto un mood sicuramente estivo, che avesse comunque un filo conduttore. Poi il teatro, perché il teatro? Il teatro con una ripresa girata al contrario, perché? Rispetto a che i palchi sono vuoti, ma lo spettacolo continua nonostante il nostro fermo. Quello che io ho sempre fatto in questi mesi, non mi sono mai fermata, ho sempre progettato in funzione di una ripartenza, perché dovevo essere pronta, dovevo essere preparata, perché i miei progetti erano stati bloccati o rallentati, quindi non vedevo l'ora di riprendere e dovevo essere pronta e non preparata, scusa il giro di parole. Quindi il teatro è un grande segno, insomma, è un grande messaggio che voglio lanciare, perché Senti, tutto è partito. anche in questo
Anche in questo videoclip c'è una location pazzesca. Parli dove abbiamo girato la piscina. Allora, le scene esterne sono sulla penisola sorrentina. E invece diciamo, la struttura è il Dubai Village, che è una struttura spettacolare che si trova a Napoli, a Nola precisamente, dove lì abbiamo girato l'80% del video. È veramente spettacolare perché trovi tutto, c'è il tennis, la spa, la palestra, insomma, area massaggi, poi c'è la piscina, l'idro, c'è il ristorante, insomma, puoi veramente sfruttare la struttura in pieno e io ne sono stata molto felice perché la conoscevo e l'ho voluta fortemente perché per il causa comunque Covid abbiamo preferito non spostarci in molte location e lì abbiamo trovato veramente tutto. E poi c'è anche, come avevi accennato prima, delle immagini in teatro, che diciamo è stato il Il luogo teatro dove. che è la mia casa, è un teatro che porto nel cuore da tanti anni e ho voluto fortemente questa location, ma tutto quello che c'è ho voluto fortemente, Conoscendoti lo immagino, diceva quel tale, lo supponevo. No, sai, anche le comparse, le ballerine, me le sono scelta una ad una, perché amo anche la grafica. Anche, ecco, Riccardo Vitanza, per esempio, concorda sempre tutto con me perché mi piace proprio collaborare. È bello, crei una sintonia che secondo me per un progetto del genere è importante. Perché Assolutamente sì. posso fare sempre tutto io, è meglio proporre sempre, proporre, mettere sul tavolo e diciamo magari questo va bene, quell'altro non va bene, chiaramente poi ogni reparto abbiamo lo specialista, quindi chiaramente dobbiamo affidarci, no? Perché non è che possiamo fare tutto, però è bello questa sinergia che si crea. Assolutamente sì. D'accordo, allora grazie Anne di averci dedicato un po' del tuo tempo e di averci raccontato questo tuo nuovo singolo. Noi restiamo qui in attesa di tutte le altre tue produzioni per poterne parlare con il nostro pubblico. Grazie a te, grazie al tuo pubblico, che è il pubblico di tutti, Dischi e Musica, ma soprattutto ragazzi, seguitemi sui social perché abbiamo fatto anche il TikTok che sta andando molto bene. Quindi Anna Capasso Official, potete fare il TikTok, così me lo spedite, io vi taggo su Instagram Anna Capasso Official e sulle pagine Facebook Anna Capasso Cantante Attrice, sul mio sito www.annacapasso.it. Insomma, potete farmi un po' di fatti miei andando sul mio sito, sono felice perché l'ho fatto apposta, così mi conoscerete meglio. E che cosa dirvi? Buona estate, godetevela tutta e soprattutto sempre con rigore, attenzione, sempre al Covid. Ciao Anna, grazie. Ciao. Dischi e Musica ha il piacere di ospitare Emanuele Barbati, benvenuto nella nostra trasmissione. Ciao, bentrovati. Allora, mi ha fatto così tanto piacere vedere il titolo di questo tuo album che insomma, subito ho pensato di chiedere di realizzare un'intervista con te perché il tema che tu tratti è un tema sensibile, proteggere gli animali e soprattutto un animale così tanto controverso come il lupo, ha fatto sì insomma, che accendesse in me la curiosità e l'attenzione di volerti intervistare per sapere qualcosa di più su questo album e sul tuo percorso e sui brani inseriti all'interno dell'album. Allora, parliamo di questo mentre fuori arrivano i lupi. Sì, è un disco un po' particolare, al quale sono particolarmente affezionato, per il semplice motivo che esce in un periodo di ripartenza per tutti, quando soprattutto in piena pandemia, non eravamo neanche così tanto sicuri. Ce l'avremmo fatta a farlo uscire, visto la condizione in cui tutto il sistema musicale e non solo, ovviamente, si è trovato ad attraversare. Quindi il fatto che ne stiamo parlando e che sia uscito per me è già un'enorme fonte di soddisfazione. Sono 11 brani che raccontano un po' come per 11 fotografie di un viaggio, questi ultimi miei 2 anni.
attraverso ovviamente dei generi anche molto diversi tra di loro, perché a me piace moltissimo ascoltare cose diverse tra di loro e non avere per forza il dovere di seguire solo ed esclusivamente un genere all'interno di quello che faccio. Il titolo Mentre fuori arrivano i lupi, come dicevi tu, chiama ovviamente ad una questione di protezione ambientale, ed infatti il disco esce in partnership etica con WWF Italia proprio per la protezione del lupo, e mi faceva molto piacere che tu abbia usato il termine controverso, perché effettivamente è un animale, soprattutto in questo momento in Italia, molto molto controverso, perché dopo essere stato quasi del tutto praticamente era stato cacciato in maniera tale che fosse quasi scomparso da quasi tutti i posti in cui da sempre il lupo era presente, sta tornando lentamente a riprendersi i posti in cui era sempre stato. Questo crea ovviamente nella gente alcune preoccupazioni che secondo me nascono quasi solo ed esclusivamente da come il lupo è stato raccontato. Cioè, a noi ci capita ancora oggi che se c'è un bambino che fa il monello e c'è subito la storia del lupo cattivo, guarda che viene il lupo cattivo. E questa cosa è incredibile, perché noi cresciamo e facciamo crescere la gente con l'idea che c'è un animale lì fuori pronto a mangiarsi ed è il lupo. Un po' come accade, sono queste storie, insomma, un po' come accade nei confronti, come accadeva nei meridionali, nei confronti dei settentrionali, quelli che arrivano dall'Africa, che arrivano l'uomo qua, nero, insomma. Il lupo cattivo. E c'è quindi tutta una parte di cultura, le favole, il pezzo a cappuccetto rosso, che hanno dato, come per il serpente anche, un'immagine di questo animale che non è. Il lupo in realtà è uno degli animali più schivi in natura, che tipo 9 volte su 10 quando vede un uomo si mette la coda tra le gambe e corre via. E quindi c'è tutta questa questione aperta, perché il lupo è ancora a forte rischio di estinzione, soprattutto in Italia, e va protetto in qualche maniera. No, e dicevo, la mia ovviamente è anche una metafora, perché all'interno di questo brano Mentre fuori arrivano i lupi io volevo raccontare anche un po' il mondo della musica, che spesso è fatto da gente che ci racconta di voler fare i nostri interessi ma in realtà sta facendo i propri, e ci dice che loro sono quelli bravi e i lupi sono quelli che stanno fuori e che magari invece sono quelli che ci vogliono veramente bene. E quindi io ho fatto questa metafora dicendo alla fine che seguirò i lupi. Assolutamente. Poi fra l'altro mi viene da ricordarti anche un'altra metafora che è legata, diciamo, a questa sorta di letteratura ormai diffusa in giro, che è quella della cicala e della formica. Certo. La formica è quella che lavora, la cicala è quella che perde tempo. Noi cantanti siamo sempre considerati lì a perdere tempo. Esatto, è come se noi avessimo perso tutto il tempo della nostra vita solo a sognare di poter vivere di musica. Sì. E questo è poi c'è la gente che invece va in campagna per sentire il canto delle cicale, quindi... Senti, volevo chiederti anche a proposito del videoclip, perché c'è anche un videoclip che accompagna questo brano. Come è stato realizzato e da chi? Allora, per l'uscita di questo disco noi abbiamo realizzato due videoclip. Il primo, che accompagna il singolo, diciamo, ufficiale dell'uscita del disco, che è Tutto Niente, che è stato registrato a Taranto nel Teatro Orfeo. E poi abbiamo realizzato anche un altro video che accompagna la title track, appunto Mentre fuori arrivano i lupi, che è stato realizzato praticamente servendoci di alcuni filmati di repertorio di documentari sui lupi in libertà, che abbiamo montato appunto sul brano con un mio intervento in playback, ovviamente, come per tutti i videoclip, e l'abbiamo montato tutto in un totale bianco e nero per rendere il tutto un po' più strano, un po' più rock. Ovviamente tutti e due i videoclip sono disponibili su YouTube, possono essere visti in qualsiasi momento. Sì, noi stiamo dando un'occhiata mentre chiacchieriamo, in modo che il pubblico possa già avere un'idea di che cosa parliamo e essere incuriosito e poi andare a cercare, appunto. Senti, volevo chiederti anche i musicisti che hanno suonato con te all'interno di questo disco. Sì. Allora,
Per me questa è stata una cosa un po' particolare, perché ultimamente si tende a far suonare più che musicisti i computer, e quindi spessissimo mi è capitato di avere proposte, appunto, di per risparmiare tempo e denari dell'etichetta, di registrare direttamente con i MIDI alcuni suoni che potevano essere fatti dal computer. Ma grazie a Dio ho avuto la possibilità di portare la band in studio e avere quindi un tappeto sonoro analogico, e parlo ovviamente delle chitarre acustiche ed elettriche che ho suonato io, della batteria che ha suonato il mio batterista, così come delle tastiere, sia alcune tastiere analogiche che abbiamo recuperato, tipo il Wurlitzer, il Partisan Compact, abbiamo usato ovviamente il pianoforte, e abbiamo anche in realtà suonato la maggior parte dei synth in analogico. Il mio produttore Luca Serpenti, che è un grande appassionato di sintetizzatori vintage, è riuscito a portare in studio un bel po' di apparecchiatura e abbiamo quindi suonato anche sintetizzatori, che ora ormai quasi nel 100% dei casi vengono suonati da dei simulatori di suoni. Sì. Invece grazie I, vir- ora, i famosi mi virtual viene synth. Dire, grazie di Dio. I virtual Come? Synth. Sì, i virtual synth. Ora vi stavo dicendo, mi viene strano dire grazie a Dio, perché non è così, però se dovessi dire cosa è stato tra virgolette positivo in questa pandemia, sicuramente il fatto di poter utilizzare lo studio di registrazione senza l'ansia di dover andare di fretta, e quindi abbiamo potuto suonare ovviamente dal vivo. Questo comporta che umanamente ci siano degli errori, quindi la necessità di ripetere alcune parti, ma viva gli errori, non siamo delle macchine, infatti. Ma sicuramente poi l'audio cambia molto, c'è molta più umanità. Assolutamente sì, lo human feel, hanno cercato addirittura di fare un plugin che si chiama human feel. Sì, neanche quello ci vogliono far passare. Lo humanize, cioè, ormai si sostituisce neanche lo humanize, che cerca di sbagliare un po' di più di quanto farebbe il computer. Tra l'altro io ne approfitto, visto che la tua pagina, il tuo sito si chiama Dischi e Musica, perché per la prima volta un mio disco è stato stampato non in vinile. Lo vedo lì dietro. Esatto, è quello qui, sì. E per me è stata una grande emozione. Ti dirò, io mi pento di questa cosa, ma non sono ancora riuscito ad ascoltarlo in vinile, perché sto aspettando di prenderne uno che suoni bene, perché sai che ora vanno di moda questi giradischi finti vintage che costano 60 euro e hanno le casse che saranno state fatte tipo in uno sgabuzzino in Cina. E quindi sentirlo venire lì a questo punto dal tantonello sentirselo su Spotify, quindi sto aspettando il giradischi con un buon impianto. Immagino che tu sarai un cultore, insomma, dell'alta fedeltà, quindi. Assolutamente sì, assolutamente sì. D'accordo Emanuele, io ti ringrazio di essere stato il nostro ospite, di averci parlato di questo tuo album. La gente può cercare Emanuele Barbati e avere tutte le informazioni che ti riguardano sia su YouTube che sul tuo sito. Sì. Grazie di essere stato con noi, tienici al corrente grazie su tutte le novità che ti riguardano, o ove mai volessi suggerirci anche altri amici, altri ospiti. Noi siamo qui perché il nostro compito è quello di divulgare la musica attraverso i nostri canali. Grazie. Grande onore, grazie mille. Viva il lupo, tra l'altro. Sempre viva il lupo. Dischi e Musica ospita una band storica del panorama genovese, ma non solo. Alibi Fulmine, benvenuti nella nostra trasmissione. Ciao. Allora, è bello, insomma, vedere che vi siete rimessi in gioco, almeno così dice il comunicato stampa, che dopo un bel po' di tempo siete ritornati a far ascoltare la vostra musica noir. E allora raccontateci un po' come è nata questa idea di questo nuovo album e che cosa volete portare al pubblico. Bene, parto io. Allora, fondamentalmente non abbiamo mai messo la nostra attività. Noi siamo dei reduci degli anni 80, nel pieno periodo New Wave, e abbiamo sempre continuato a proporre praticamente la nostra musica. Anzi, ti dirò,
il genere che noi proponiamo di solito viene fatto da jazzisti. Noi non è che siamo tanto jazzisti, anche se ovviamente l'abbiamo. Veniamo più dalla rock, dalla new wave, dall'indie. Quindi diciamo tutto questo viene filtrato in maniera diversa su quello che poi è il prodotto finale. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Avevamo delle produzioni negli anni 80. Poi dopo abbiamo cominciato ad autoprodurci, abbiamo fatto un sacco di concerti, abbiamo un po' tralasciato il discorso discografico, che adesso invece vogliamo riprendere a piene mani. Mi sembra una cosa buona e giusta, direbbe qualcuno. Questa produzione adesso discografica, come avete, come vi siete relazionati per portare, diciamo, questo nuovo prodotto al pubblico? Diciamo, il repertorio da trarne uno anche più album l'abbiamo praticamente costruito nel corso degli anni. L'unica cosa che abbiamo avuto l'appoggio delle persone dell'ambito musicale che diciamo che dall'autoproduzione hanno un attimino fatto un po' da supervisione a tutto. Parliamo di Marco Mori, parliamo per quanto riguarda appunto la supervisione del progetto discografico, parliamo del Nadir Studio, di Adriana Musical, parliamo di Adriana Rombolà e parliamo della nostra amica Arianna Del Ponte che ha poi curato tutto il discorso dei contatti che è stato molto, molto buono. Volevo chiedervi, vogliamo nominare anche tutti i componenti della band che non siete solo voi tre? Allora, distinguiamo. Allora, nel progetto che sarà il futuro progetto live compariranno io, che sono Maurizio Magnasciutti, che sono il compositore e l'arrangiatore della band, compariranno Sabrina Verdi, la cantante, compariranno Alessandro Doctor Strange, che è il DJ, VJ, nonché il ricercatore, che poi ti spiegheremo più o meno come funziona il nostro progetto. Poi ci sarà Paolo Boratanzi al basso, nuovo acquisto. Ci sarà invece Mauro Carbone, che è ritornato con noi dopo qualche anno di militanza in altri gruppi. Ci saranno Giorgio Biasiolo alla batteria e Adriano Campesi, che è anche l'autore della parte lirica, della parte letteraria dei testi, che anche tastierista. Mentre invece nel progetto hanno partecipato molte persone. Io non me le ricordo sinceramente tutto, posso fare qualche nome sperando che non si offenda chi non... Allora, hanno collaborato Alessandro Ferritto al sax contralto, che ha suonato con noi per anni, hanno collaborato Fabio Gemme al tenore, poi Roberto Di Stefano ci ha dato una mano nei campionamenti, nella messa a punto dei campionamenti, poi Mario Benassai alla tromba, e aiutatemi però, sennò qua l'ammazzo. Gian Greco al basso e contrabbasso, Emanuele Schiaffino alla batteria. Non dimentichiamo nessuno? Speriamo di no. È un progetto parecchio ampio. Ecco, sì. Quanto riguarda l'album, invece, la copertina di Max Magnasciutti, il concept sia la realizzazione suo. Poi avete realizzato anche uno showreel, insomma, che io sono andato a vedere sul... Per quello che ti dicevo, il nostro progetto autoprodotto, dove si può, in tutto. Tanto è vero che i promo e i video poi li fa questo signore con questo ridicolo cappello. No, però devo dire che, insomma, che è interessante, è simpatico, spiega bene anche il progetto, i musicisti, insomma, è completo come appunto showreel che consente di poter sia ascoltare ma anche vedere i partecipanti al progetto. Volevo chiederci, raccontateci un po' allora che cosa avete fatto in questo periodo in cui non avete pensato alla discografia. Abbiamo fatto tanti live, questo te lo può spiegare Fabrizio. Sì, ci siamo dedicati in più al live, in tanti locali, tanti festival, e quindi abbiamo tralasciato un pochino la parte discografica. Poi col lockdown ci siamo ritrovati purtroppo relegati in una stanza, abbiamo cercato anche di comunicare tramite rete, ma in modo limitato, quindi ci siamo più dedicati al progetto discografico. E cambiando anche gli elementi della band, diciamo che stiamo ristrutturando un nuovo spettacolo
Speriamo che i tempi siano abbastanza brevi, nel tempo di 2 o 3 mesi speriamo di riuscire live con uno spettacolo, che tra l'altro lo spettacolo, il nostro, è molto strutturato. Questo te lo spiegherà anche Alessandro, che si occupa della parte video del nostro spettacolo. Vai, Ale. Perché, come sta dicendo Sabrina, il progetto Ali di Fulmine è un progetto a 360 gradi, dove chiaramente parte dal progetto musicale per poi convogliare in quello che piace a noi, il noir, che quindi c'è la matrice cinematografica e letteraria. Io faccio da thread union a questa parte qua, diciamo, loro mettono in musica, io trasformo in immagine, quindi dal vivo quello che loro trasmettono con le note io lo trasmetto con le visivamente con le immagini. Quindi vado a prendere vecchi film di repertorio. Il nostro live è fatto di videoproiezioni, dove a ogni singolo pezzo, a ogni singola storia, vengono prese, estrapolati dei pezzi di film noir e proiettati, che possono essere chiaramente film vecchi, nuovi, oppure delle riprese fatte anche da noi, in base al testo, in base alla musica. Quindi trasformare la musica in immagine, cioè la gente che viene a vederci può vedere oltre che ascoltare. E dal punto di vista tecnico, insomma, avete anche delle esigenze particolari, non è che, insomma, già la gente magari non lo sa cosa significa portare una band sul palco, fare sound check, eccetera eccetera, ma voi in più vi proponete, insomma, anche con quest'altro aspetto tecnico, che, insomma, non tutti i locali o tutte le zone è possibile fare una cosa del genere. Abbiamo fatto i salti mortali, abbiamo fatto. Anche nei locali piccoli, ti assicuro che noi troviamo la collocazione. In qualche modo abbiamo trovato la collocazione. Sì, ci sovrapponiamo così. Come i letti a castello. Sì. Una citazione cinematografica alla Ed Wood, buona la prima, e noi andiamo. Cioè, facciamo una cosa che ci tengo a dire, soprattutto a te che sei un provato musicista. Perché sì, è un progetto molto complesso comunque, perché noi uniamo praticamente strumenti acustici a strumenti elettrici a strumenti elettronici. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire un sacco di lavoro in fase di costruzione delle tracce, anche perché poi usiamo dei campionamenti o dei parlati che poi vengono anche usati poi dal vivo. Quindi tutto questo è molto complicato e usiamo anche strumenti molto particolari, soprattutto groove antichi, che adesso non sono di moda, perché a noi non piace essere di moda. Siamo un po' fuori moda. Vintage. A me piace tantissimo questa vostra idea, quindi va bene così. Ti cito un po' di strumenti. Ad esempio, non so se riesci a vederla, qui comunque dietro di me c'è una lap steel guitar. Poi usiamo un Theremin, usiamo una cosa che nessuno conosce, che è la Castagnetz Machine, che sono 2 nacchere collegate con un bottone che venivano usate nei film western per fare le famose cavalcate. E poi, ovviamente non come strumenti reali, ma come campionamenti, usiamo timpani, tutti quei groove, anche la Tom Jones, non so se ti ricordi, Delilah, tutti questi groove che adesso nessuno usa, però noi ci piace riscoprire, ci piace riformulare, ovviamente, e riproporre. Bravissimi, complimenti ragazzi. Allora, grazie di essere stati miei ospiti, di averci raccontato questo bellissimo vostro progetto. Noi rimaniamo in contatto, perché magari questo disco, poi ci sono altre cose. Noi siamo qui pronti ad ospitare tutte le belle formazioni, gli artisti, insomma, che propongono cose intelligenti e importanti, interessanti, e quindi siamo pronti ad ascoltarvi e a proporlo al nostro pubblico. Grazie di essere stati con noi. Siamo te e musica, dischi e musica, e come noi concludiamo ogni intervista, non possiamo dirti che Alibi Fulmine, swing noir. Ciao, grazie. Mayday, mayday, I'll be sure, mayday.